Saint-Germain di Davy, 24 marzo 2022, traduzione Marina. Cercate il vostro spazio del cuore, l'amore interiore e la grande rivelazione. Saluti, amati. Questo è Saint-Germain che parla per la prima volta pubblicamente attraverso questo canale. Imploriamo quelli di voi che sono in grado di connettersi con noi, di cercare la nostra guida durante questi tempi di grande agitazione o di grande tempesta, come molti di voi sono venuti a sapere. Ma in verità questa è in realtà la grande rivelazione. Guardate dentro di voi, cari. Andate in profondità, nei santuari del nucleo stesso dei vostri cuori. Oh, amati, se solo poteste vedervi e sentirvi come siete veramente in quello spazio sacro. Molti chiamano questo spazio il cuore sacro o il cuore alto, ma è il vostro cuore dei cuori, cari. In questo luogo speciale troverete tutta la saggezza, tutto l'equilibrio, tutta la vera comprensione che così tanti di voi stanno cercando disperatamente al di fuori di se stessi. Cari, ricordate, siete in un costrutto olografico, un gioco progettato da voi, per voi, e questa è la grande rivelazione. Il momento in cui i veli cadono e voi comprendete veramente non solo la vostra creazione, ma anche la vostra gestione di voi stessi e la realtà che è proiettata davanti a voi. Quando questo vi sarà rivelato e lo sentirete veramente e lo saprete come i veri maestri che siete, vi ricorderete di voi stessi come la vera scintilla dell'unico creatore da cui tutto è venuto. Quel momento, o dovremmo dire più chiaramente, quel punto, si sta avvicinando molto velocemente ora. Le frequenze di questo pianeta, la coscienza planetaria nel suo insieme, sta raggiungendo tali livelli che tutto il fango e le scorie che sono rimaste nascoste per millenni e millenni stanno venendo fuori per essere viste da tutti. Non temete questo, cari, perché come la lente di un proiettore che deve essere pulita, non vedete prima quella sporcizia proiettata sullo schermo di fronte a voi? E così è con questo. E forse dovremmo chiamare la grande rivelazione, in verità, il grande disfacimento, perché in verità tutto ciò che vi ha indotto a proiettare la discordia che vedete nel mondo esterno si sta davvero svelando e si sta muovendo fuori di voi ad un ritmo impressionante. Ecco perché, tra le tante ragioni, vi chiediamo di essere molto chiari ogni giorno nello stabilizzarvi nella verità delle verità all'interno del vostro centro del cuore sacro. Vi imploriamo di farlo ogni giorno ed è veramente importante per voi praticare l'arte di arrendersi all'amore che trovate nel vostro sacro cuore. Invitatelo, cari. Invitate voi stessi a fondervi con esso e a diventarlo. E con quella sensazione che sentirete in questo fondervi, usate il vostro respiro per espandere quell'amore fuso nella vostra forma fisica. Questo è il mio messaggio per voi oggi, ma vorrei concludere che stanno arrivando cose veramente sorprendenti. E so che abbiamo usato la parola presto e per alcuni un po' troppo spesso, ma se poteste saperlo come lo sappiamo noi, è veramente presto. I grandi svelamenti e le grandi rivelazioni
e la grande gioia stanno arrivando a voi più velocemente di quanto molti si rendano conto. Ora, ecco la vostra scelta, cari. Potete scegliere di concentrarvi sulle scorie che si stanno disfacendo, o potete scegliere di concentrarvi sulla grande verità. Il riaccendersi dei vostri cuori e le molte gioie che stanno per riversarsi nelle vostre vite e le molte benedizioni che vi saranno concesse, che avete chiesto per tanto tempo, cari. Vedete, cari, è sempre una scelta. Vi imploriamo di concentrarvi sulla verità, di concentrarvi sull'amore nei vostri cuori sacri. Siate quell'amore, fondetevi in quell'amore. E da lì sarete in grado di vivere in quella gioia che siete voi, mentre assistete al disfacimento, ma sempre sapendo e vivendo la vera verità, che è che qualunque cosa accada, l'amore, la gioia e la verità sono tutto ciò che esiste. Tutto il resto non sono che costruzioni artificiali, temporaneamente generate da voi a causa della discordia che si sta dissolvendo. Vi amiamo tutti, cari, siamo con voi, vi sosteniamo ogni giorno. Chiamateci quando avete bisogno di noi. Siamo pronti a servirvi e a illuminarvi secondo i vostri bisogni. Io sono il vostro Saint-Germain, sempre e per sempre. Vi amiamo. Voce Marina.